Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig ed eccoci con l'immancabile appuntamento della settimana delle curiosità. Oggi giorno numero 4 e si parla di Karin, la bella kunoichi reclutata da Sasuke all'interno della sua squadra, il temibile falco. Ma cominciamo! Numero 1. Il nome Karin è formato in giapponese da due simboli kanji. Il primo significa letteralmente fragranza, il secondo invece significa fosforo, ed entrambi hanno molto senso. Il primo perché lei adora collezionare profumi, e il secondo perché, proprio come il suo potere permette di curare chi la morde, allo stesso modo il fosforo, nonché tutti i suoi composti, sono coinvolti nelle funzioni vitali di tutte le forme di vita conosciute. Numero 2. Il primo videogioco in cui Karin appare come personaggio giocabile è Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles, uscito per la Nintendo Wii in Giappone nel novembre del 2009. Si tratta di un'avventura dinamica con una trama inedita scritta apposta per il videogioco, e Karin viene vista con un diario personale decorato con dei cuoricini rosa in cui scrive tutte le sue cose. Numero 3. Nel terzo databook ufficiale di Naruto è scritto che Karin incontrò Orochimaru la prima volta dopo che il suo villaggio fu attaccato e dato alle fiamme, mentre nell'anime, in particolare nell'episodio 408 di Shippuden, si vede chiaramente il Sannin salvarla da due loschi individui, interessato ovviamente non tanto a lei quanto alla sua abilità particolare. Numero 4. Sempre nel medesimo databook è scritto anche che Karin non sopporta Suigetsu, anzi spera in segreto che il ninja della nebbia si stufi di seguire Sasuke, così che lei possa rimanere da sola con il suo amato Uchiha. Viceversa, a Suigetsu Karin è completamente indifferente, non la vede né come una compagna particolarmente simpatica né come una nemica, tuttavia è curioso come la parola profumo in giapponese sia scritta con i caratteri kanji che compongono sia il nome di Karin che quello di Suigetsu. Numero 5. All'interno del Team Falco, Karin è la seconda in ordine di missioni completate, in totale 50. Il primo è Suigetsu, con 92 missioni compiute, il terzo Sasuke, con 16 missioni compiute, e per ultimo Jugo, che non ha mai completato nemmeno una missione. Numero 6. Nonostante anche Karin faccia parte del clan Uzumaki, come apprendiamo nel capitolo 579 del manga, Masashi Kishimoto ha rivelato più di una volta ai suoi fan che lei e Naruto non sono parenti, poiché appartenere allo stesso clan non significa per forza avere anche legami di parentela di sangue. Ecco ragazzi, finisce qui anche la quarta puntata. Scrivetemi come al solito i vostri pareri sotto nei commenti, se magari volete aggiungere anche altre curiosità a queste. Poi statemi bene e noi ci vediamo domani, ovviamente, con il prossimo video della settimana.